Ha fatto festa fino a notte fonda Torino con la voglia di allungare l'euforia di una serata bella come una finale, l'esplosione di uno stadio finalmente pieno. 115 minuti da rivedere ancora una volta, film da rivedere a ritroso, da Capello che corre negli spogliatoi per un urlo alla Fantozzi, liberatorio, confesserà nel dopo di una partita di rivincite. Ha consumato la sua rivincita anche l'uomo esperto in supplementari. 5 anni fa, dopo 2 stagioni a Siviglia, Zalajeta fu bocciato dal calcio spagnolo, bollato come brocco. Dopo il Barcellona nel 2003 è caduto davanti a lui anche il Monumento Real. Momenti irripetibili, perché quando si affrontano 2 squadre così ogni cosa non può essere mai uguale al prima o somigliare ad una prossima volta. Un Real mai veramente galattico, aggrappato alle stelle, abilito dalle sue paure che hanno mandato fuori di testa Ronaldo e costretto i madridisti a collezionare imprecisioni e poco altro. L'intervento di Buffon sulla potente punizione di Roberto Carlos, unico vero brivido tra 2 perle. Poco dopo la prodezza di Trezeguet, entrato a mezzo servizio, diventato eroe, che ha trasformato il gruppo da buono, bravo in irresistibile, aprendo la strada dell'impresa. Per gol sì, lo vediamo più o meno, è stato più o meno della stessa maniera quando ho segnato la partita contro il Real, un cross al secondo palo. Zlatan mi ha visto che ero in mezzo e dopo ho avuto questo colpo anche un po' di fortuna e sono riuscito a segnare. Sono molto contento perché quest'anno per me è stato un po' difficile e adesso arriva il meglio, per quello spero di dare il meglio per questa squadra. Noi siamo venuti a lavorare, a giocare e creare, poi le occasioni abbiamo creato però poi non abbiamo fatto gol. Sembravamo noi galattici, quindi abbiamo dato una bella lezione di calcio, di tutto, quindi siamo contenti così. No, va bene tutto, tranne le italiane, ecco, perché poi alla fine se dovessi andare fuori con un italiano dopo aver perso la Coppa Campioni col Milan sarebbe un'altra delusione un po' cosciente, non reggerei forse.